Krishna Jnanandana Shlaka Chakshuran Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Gurave Gaura Chandraya Radhikaitrali Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gaura Tushiram Shyam Sundar Shikanda Shikar Smriha Suri Manara Radhika Rasika Mama Kripa Nidhe Supriya Charanakim Kurim Kuru Tvai Vasmi Najivami Tayavana Iti Vigyaya Devi Tam Nayamam Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavati Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadev Parmaradhatum Guru Pada Padma Nitrila Parishta Om Vishnu Pada Shtodara Satashi Rupano Gacharivaya Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Prima di tutto offro il mio cuore come petali di fiore migliaia di volte al mio maestro spirituale Shila Nitrila Parishta Om Vishnu Pada Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times to my Guru's Guru and to his Guru. You can see here all of our spiritual masters going back thousands of years, 37 generations to Sri Krishna himself. Poi offro i miei omaggi migliaia di volte al suo guru e al guru del suo guru e a tutta la catena che vedete qui di maestri e discepoli, questa catena ininterrotta che va indietro migliaia di anni fino a Sri Krishna stesso. And finally, I offer my pranam to assembled devotees, E infine offro i miei omaggi a tutti voi devoti. Jai Gurudev! This evening we want to discuss the subject matter. Questa sera vogliamo discutere questo soggetto. Onomatodoxia. L'onomatodoxia. This word is a philosophical term. Questo termine, questo è un termine filosofico. It refers to the understanding that God and the name of God are non-different. Si riferisce alla comprensione del fatto che Dio e i nomi che si riferiscono a Lui non sono differenti. In the Upanishads, it is said. Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purnashudho Nityamukto Abhinatvam Nama Namino. The name of Krishna, nelle Upanishad detto, i nomi di Krishna, is like a mystical wish fulfilling jewel. È come una gemma mistica che esprime ogni desiderio. There's a mystical jewel called Chintamani. C'è un gioiello mistico chiamato Chintamani. If you hold this jewel in your hand, whatever you desire, whatever you think of, immediately becomes true. Se una persona tiene tra le mani questo gioiello, qualsiasi desiderio ha, immediatamente diventa vero. So the name of Krishna has such power. Il nome di Krishna ha una tale potenza. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. The vibration of Krishna's name is Chaitanya, that means completely conscious. La vibrazione del nome Krishna è Chaitanya, questo significa è completamente cosciente. You are thinking that you are aware of the name. No, name is aware of you. Voi pensate che voi avete coscienza del nome. No, il nome ha coscienza di voi. Chaitanya Rasa Vigraha, and this name of Krishna is the embodiment of all rasa, all the flavors of love. E questo nome di Krishna è la personificazione di tutti i rasa, ovvero tutti i diversi sentimenti di amore. Nitya Shuddho
Nitya Shuddha. Shuddha. Shuddha means this name is pure. It is beyond the three gunas, sattva, rajas and tamas, the energies of the material world. Shuddha significa questo nome è puro, è oltre i tre guna, l'energia di questo mondo materiale. It is purna, complete, meaning just as God has inexhaustible power, so the name of Krishna also is complete, having inexhaustible power. It's never depleted in any way. È completo, così come Dio ha un potere inesauribile, allo stesso modo il nome ha un potere inesauribile che non può essere limitato in nessun modo. Nitya means that before the creation this name existed. Nitya significa che prima della creazione questo nome esisteva. When the world is destroyed, this name will still exist. E quando il mondo sarà distrutto questo nome ancora esisterà. Because it is beyond time. Perché è oltre il tempo. It is not a creation of a human being. Non è la creazione di un essere umano. Like we invent something, like iPod, and say this is called iPod. We give a name to something, we invent. It's not like that. Come quando inventiamo qualcosa e gli diamo un nome, come questo iPod, non è una cosa come queste. Purnashuddho Nitya Mukto. Mukto means that this name is completely untouched, that means completely liberated, mukta, from any material consideration of time and space. Mukto significa che questo nome è completamente intoccato, libero da qualsiasi da qualsiasi tempo e spazio. Because Abhinnatvam Nama Namino, the name of Krishna and Krishna himself are Abhinna, not different at all. Perché il nome di Krishna e Krishna stesso sono Abhinna, non c'è nessuna differenza tra loro. So in the Mahabharata, there the etymology of the name Krishna has been described. Nel Mahabharata l'etimologia del nome Krishna è stata descritta. Krishi bhuvachaka shabdo nastanye vriti vachaka tayuraikam param brahma Krishna ityabhidhiyate. The meaning is Krishi bhuvachaka shabdo. The syllable Krish indicates bhu, that is existence. La sillaba Krish indica Bhu, ovvero l'esistenza. So when we say Krish, we don't mean some aspect. You know, when we say a word, it always refers to some aspect of existence. But when you say Krish, it refers to entirety of existence. Quando noi diciamo qualsiasi parola si riferisce a una parte dell'esistenza, ma quando diciamo la parola Krish, questa si riferisce all'esistenza completa di tutto. And Krish means attractive. E Krish significa anche attraente. So it is not referring to some partial attraction that we may have for some ordinary things, but it is attractiveness in its totality. E non si riferisce all'attrazione che potremmo avere per una cosa in particolare, ma all'attrazione nella sua totalità. So Krish does not refer to some thing which is beautiful. It refers to the embodiment of beauty itself. Quindi Krishna non si riferisce a una cosa che è bella, ma si riferisce alla personificazione della bellezza stessa. Nascha nirviti vachakaha. Anna means nirviti, that means joy, ananda. E na significa nirviti, che significa gioia, ananda. This ananda is called nirviti. Nirviti also means to take away. Because it is such a joy that when this joy touches you, you forget everything else. Nivritti significa anche che porta via, perché è un tipo di gioia che quando ci tocca noi dimentichiamo qualsiasi altra cosa. So this joy connected to existence means not some partial joy, but the totality of all joy in existence. Quindi questa gioia connessa all'esistenza non si riferisce a qualche gioia in particolare, ma alla gioia nella sua totalità assoluta. So, when these two syllables are put together, it becomes Krishna, indicating Tayuraikyam Param Brahma. The Param means Supreme Brahma, Absolute Truth. Quando queste due sillabe si uniscono nella parola Krishna, si riferiscono a Param Brahma, ovvero la verità suprema assoluta. So, if a person is not aware of
Krishna, se una persona non è cosciente di Krishna, then they are in Maya, illusion. Allora sono in Maya, in illusione. Because Krishna means existence. Perché Krishna significa l'esistenza. All existence. Tutta l'esistenza. So if one is not aware of that existence, then what are you aware of? Only illusion. Quindi se una persona non è cosciente di questa esistenza, di cosa sarà cosciente? Solo di un'illusione. Anna means bliss, the totality of bliss. So if you are not experiencing that bliss that comes from Krishna, then you have no bliss at all. E na significa la felicità. Se voi non fate esperienza di quella felicità che viene da Krishna, voi non fate esperienza di nessuna felicità in realtà. The happiness of the material world is not happiness. La felicità del mondo materiale non è felicità. It is only like someone is choking you and then let go. Oh, that's good. È come se qualcuno vi strangola e poi a un certo punto lascia andare la presa e poi ah, che bello. So maybe we are suffering. If we stop suffering just for a moment, we think, oh, this is happiness. Perché noi soffriamo e se smettiamo di soffrire per un momento pensiamo, ah, questa è la felicità. And whatever caused that situation, we become attached to that, and then it's taken away by time. And so even that so-called happiness becomes the cause of feeling more pain in the future. E qualsiasi cosa causa questa falsa felicità, noi ci attacchiamo ad essa. Quindi ci causerà ancora più sofferenza nel futuro ciò che noi pensiamo sia la causa della nostra felicità. So in the Yoga Sutras Patanjali says dukam saravam vivekinaha. For a person who has intelligence and discrimination, they see the world is the material experience of everyone is only suffering actually. Quindi Patanjali nello Yoga Sutra scrive che se qualcuno, perché una persona che ha una coscienza sveglia vede che nel mondo materiale, l'esperienza materiale che le persone ordinarie hanno in realtà è solo sofferenza. Is any sound coming? It's the cable. No, it's because the volume is not. No, it's the cable. So, it happened in the early last century that there was a Christian monk named Ilarion. È capitato nel secolo in the last century. Nel secolo scorso che c'era un filosofo, un santo chiamato Ilarion. And he was praying. He was saying the Jesus prayer. E lui pregava, ripeteva le preghiere di Gesù. Oh Son of God. O Figlio di Dio. Jesus Christ. Gesù Cristo. Have mercy upon me. Per favore abbi misericordia di me. I am a sinner. Io sono un peccatore. And he was saying this prayer over and over and over again. E ripeteva questa preghiera di nuovo e di nuovo e di nuovo. Slowly he began to give up different parts of the prayer. Piano piano lui iniziò a abbandonare alcune parti della preghiera. Oh Son of God, he gave that part. O Figlio di Dio, abbandonò questa parte. I am a sinner. He gave that up. Io sono un peccatore, levò questa parte. Have mercy on me, he gave that up. Abbi misericordia di me, levò anche questa parte. And he was just left with Jesus Christ. E iniziò a pregare solo Gesù Cristo. And then he was just saying, Christos, Christos, Christos. E la sua preghiera divenne solo Cristo, Cristo, Cristo. He was doing this all day for years and years and years. E lo faceva tutti i giorni per anni e anni. And he began to experience a great bliss, Christos, Christos. E iniziò a fare esperienza di una grande felicità. From this sound, da questo suono. So then he wrote a book saying, I have the experience that this name, Christos, he was saying. He said, but this name is God. E lui scrisse, io ho fatto esperienza del fatto che questo nome è Dio. And many other monks, they read his book. E tanti altri monaci hanno letto il loro libro. And they began to chant also. E iniziarono anche loro a cantare. So he had discovered what we have been doing for thousands of years. Lui ha scoperto quello che noi facciamo da migliaia di anni. Vibrating this Krishna, Krishna, Krishna. Vibrare questo suono, Krishna. And many monks began to follow him, and some people they didn't believe. How can a material word that you make with your mouth be God? This is like a pantheism or paganism, worshipping something material. Iniziò ad avere tanti seguaci, ma molti monaci pensavano com'è possibile che questo nome può dare un'esperienza del genere. Onorare un suono materiale è come una sorta di paganesimo. So then it started
A very big debate. Allora iniziò un grande dibattito. And different philosophers and scholars on each side of the debate, they were writing their theses and sending them backwards and forwards. About 1917 it was. E intorno al 1970 e tanti filosofi e scolari iniziarono a scrivere delle lettere e a avere un dibattito tra loro su questo. So some persons they were supporting onomatodoxy and some were saying no, this is an error. E tanti filosofi dicevano no, questo è solo un errore. So those who were supporting gave forward some interesting explanation. They tried to explain it. I suoi filosofi provarono a dare delle spiegazioni di questo. They said, all right, if a person will just say the name of God. Dissero, se una persona pronuncia semplicemente il nome di Dio, then this is not God. Questo non è Dio. We accept. Questo lo accettiamo. But if someone will, in the spirit of surrender and with devotion, utter the name of God, then that vibration becomes transubstantiated. Ma se qualcuno pronuncia questa vibrazione con uno spirito di arresa e con devozione, allora questa vibrazione diventa transustanza. And God appears in that sound. E Dio appare in quel suono. So they gave an example. Just like in the Orthodox Church, they have icons. E loro diedero un esempio proprio come nella Chiesa Ortodossa hanno le icone. And the people come and they offer candles and they pray and they bow down and they give offerings. E le persone vengono e offrono candele, offerte e rendono gli omaggi. So some of the philosophers were saying, oh, the name is a sonic icon. This is icon in paint and this is icon in sound and we are worshiping the sonic icon. E alcune persone, alcuni filosofi dicevano questo nome è come un'icona ma nella forma di suono e noi onoriamo questa icona. Then others were saying, oh, it's like this, when we do communion and we say the prayers of communion, then the bread becomes the body of Christ. E altri dissero, è come quando noi ci vediamo in comunione, offriamo delle preghiere e il pane diventa il corpo di Cristo. So in the same way, when we are praying and we repeat the name of God, then this sound of the name of God becomes the body of God. Allo stesso modo, it's like a communion. Noi ripetiamo queste preghiere e questo pane diventa il corpo di Cristo. So in this way, different arguments were going backwards and forwards. In questo modo diversi dibattiti andavano e venivano. So this question and this answer actually was already discussed. The question was asked and the answer was given 5,000 years ago. In realtà questa discussione è già stata fatta 5,000 anni fa. So we're looking here. This is the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 87. Questo è lo Srimad Bhagavatam, Canto 10, Capitolo 87. And it's a conversation between the son of Vyasadeva, Shukadeva Goswami. È una conversazione tra il figlio di Vyasadeva, Shukadeva Goswami. And one king, Parikshit Maharaj, he's posing a question to him, and Shukadeva Goswami is answering. E un re Parikshit Maharaj fa una domanda a Shukadeva Goswami e lui risponde. So even though this appears within the Srimad Bhagavatam, which is 18,000 verses. Anche se questo appare nello Srimad Bhagavatam, che sono 18,000 versi. This question and answer, which is just two verses, one verse question, one verse answer, is considered itself to be one Upanishad. Questo, solamente questa domanda e la risposta, quindi solo due versi, sono considerati essere un Upanishad a parte. So the Upanishads are considered to be the philosophical portion of the Vedas. Le Upanishad sono considerate le sezioni filosofiche dei Veda. Like Ish Upanishad, Kat Upanishad, Svetashruta Upanishad. So this is an Upanishad in only two verses, it's called Brahma Upanishad. E questa Upanishad contenuta in solo questi due versi è chiamata Brahma Upanishad. So the question is this. La domanda è questa. Brahmana brahmana nirdesye nirgunai guna vrittayah katham charanti shutaya sakshat sad asata pare. Parikshit Maharaj said, O Gurudev, Brahman, that means the greatest thing. Parikshit Maharaj dice, O Gurudeva, Brahman è la cosa più alta. Brahman, brindhati, brindhayati, iti Brahma. That which is great and makes others great is Brahman. Brahman significa colui che è grande e rende gli altri grandi. The highest truth. La verità suprema. Being Brahman
being great, it does not accept any limitation at all, completely unlimited. Essendo Brahma, essendo grandioso, non accetta nessuna limitazione. So Brahman, Brahman Nirdeshe, that absolute truth is indescribable. Quella verità suprema è indescrivibile. By words. Attraverso parole. Which are the product of the material energy. Che sono un prodotto dell'energia materiale. Brahman is Anirdeshe, indescribable. Why? Because Nirgun. It has no material qualities. Quindi lui è indescrivibile perché? Perché non ha qualità materiali. But all words, guna prittayaha, all words describe material qualities. Guna prittayaha significa tutte le parole che descrivono delle qualità materiali. If you analyze all words, se voi analizzate tutte le parole, you see they refer to four one of four categories. Voi potrete osservare che si riferiscono a una di quattro categorie. First, dravya, a substance. La prima è dravya, una sostanza. Like air, water, fire. Come l'acqua, l'aria, il fuoco. Dravya. Then gun. Gun means a property or a quality which is inherent in the substances, like fire is hot. Poi la seconda, una proprietà o una qualità che è inerente a una sostanza, come ad esempio il fuoco è bollente. Then there are words which refer to jati. Poi una parola che si riferisce a jati. Jati means a universal category. Jati è, significa la categoria universale. Like Socrates is a man. Come ad esempio Socrate è un uomo. So that jati, that quality of manness. Is here is a man, here is a man, here is a man. So that is a jati, universal category. Quindi quella categoria dell'essere umano è una categoria universale. Ci sono degli esempi. Tu sei un uomo, tu sei un uomo, lui è un uomo. And then the fourth thing is called kriya, activity. E poi la quarta categoria è chiamata kriya, attività. Socrates the man is running. Socrate è un uomo e sta correndo. So when we speak, all the words that we use, they refer either to dravya, substance, gun, property, jati, a universal category, or kriya, activity. Quindi qualsiasi parola usiamo si riferisce a una di queste quattro categorie. So, all of these substances that we refer to are material. Quindi tutte queste sostanze a cui ci riferiamo sono materiali. Their qualities are material. Le loro qualità sono materiali. Jati is universal. It must exist in at least two things. Jati è una categoria universale, deve esistere almeno in due cose. We can say this is an apple, this is another apple, this apple. So appleness is in all of them. Noi possiamo dire questa è una mela, quindi l'essere mela è presente in ognuna di esse. But God is such a person, there's no one equal to him. So he has no jati. Ma Dio è una persona è fatta in modo che nessuno può essere come lui, quindi non c'è nessuna categoria universale su di lui. So a word of jati cannot refer to God, the supreme truth. Quindi una parola che appartiene a una jati non può riferirsi alla verità suprema. And kriya, activities, movement is coming from the mode of passion. E kriya, le attività, il movimento viene dall'energia della passione. So all words in our language refer to limited material things. How can we describe that which is beyond the, here it is said, sat asata pare, beyond the cause and effect, sat asat, cause and effect of the material world. Quindi se tutte le parole che conosciamo si riferiscono a cose materiali, come possiamo parlare di una cosa che è al di là delle cause e gli effetti della manifestazione materiale? So, Shukadeva Goswami, his guru, gave this answer. Allora Shukadeva Goswami, il suo guru, diede questa risposta. He said, Budindriya mana pranam jananam asrijat prabhu matranam cha bhavatam cha atmane kalpanaya cha. He said, the Supreme Lord has created the prana, the senses and the intelligence of the living entities. E lui risponde, il Signore Supremo, lui ha manifestato il prana, l'intelligenza materiale, i sensi e la mente delle entità viventi. Matratam means for the sake of sense gratification. Matratam significa per fare in modo che loro possano avere la gratificazione dei sensi che vogliono. In other words, God has given you a body with
pran, so you can move, and senses, so you can experience things. And one of the purposes of this is so you can taste and enjoy whatever is there in the world. In altre parole, Dio vi ha dato un prana affinché voi possiate muovervi e dei sensi affinché possiate avere esperienza delle cose. E uno dei motivi per cui lo fa è per darvi la possibilità di godere delle manifestazioni del mondo. So matratam cha bhavatam. Bhava means rebirth. Bhavartam significa rinascita. So, when you try to taste the world, after some time you become old and die. And then the karmas that you have performed cause you to again take birth. Voi quando cercate di godere del mondo, dopo un po' diventate vecchi e dovrete morire. E ciò che le attività che avete fatto vi causeranno di prendere di nuovo nascita. So, the result of using the senses and the mind and the prana to taste and enjoy the world is you die and again come in another birth and another birth, again and again. Quindi il risultato di usare la mente e i sensi per cercare di godere del mondo è che voi rinascerete di nuovo e di nuovo e di nuovo. Then he's saying, Atmane kalpanaya cha. Or, the living being can kalpanaya means make an offering of his mind and senses and prana to God. Oppure kalpanaya significa fare un'offerta, che l'essere vivente può fare un'offerta a Dio della propria mente, i propri sensi e il proprio prana. So one may say, what kind? This is not the answer to the question. Uno potrebbe dire, questa non è una risposta a quella domanda. If someone says, where are you going? Se qualcuno vi dice dove stai andando, and you say, today I ate sweet rice. E voi dite, oggi ho mangiato del riso dolce. They will say, you did not answer my question. Uno, e voi rispondete, ma tu non hai risposto alla mia domanda? So this answer is a bit like that. Quindi questa risposta è un po' come questa. The question was, how can words which all describe material things possibly describe that which is beyond cause and effect? La domanda era, come è possibile che parole che descrivono le cose materiali possano essere utilizzate per descrivere ciò che è al di là, la verità assoluta? And he's giving the answer, Supreme Lord made your prana, your senses and your mind, your intelligence, so that you can enjoy and then be reborn, or you can offer them in the service of God. E la risposta è, Dio vi ha dato dei sensi, una mente, il prana, in modo che voi possiate godere delle cose di questo mondo e poi rinascere, oppure fare un'offerta di questa mente, questi sensi e questo prana alla verità assoluta. So it doesn't seem like an answer. Quindi non sembra una risposta. But it is said, Krishna has said, Paroksham mama cha priyam, I am very pleased by indirect speech. Ma Krishna dice, io sono molto compiaciuto dei discorsi che parlano di queste cose in modo indiretto. So the answer is there, but in a very poetic way. Quindi la risposta è qui, ma in un modo molto poetico. The meaning is this. Il significato è questo. That everything, every form in the creation has some the specific causal powers. Che ogni cosa in questo mondo ha delle specifiche dei poteri causali that cannot be reduced to the parts or its components, che non possono essere ridotti alle sue parti o ai suoi componenti. For example, you know, hydrogen is very very flammable. Per esempio, voi sapete che l'idrogeno è molto infiammabile. And oxygen is the supports combustion. E l'ossigeno supporta la combustione. So if you're burning something, if there's no oxygen, the flame will go out. But if there's oxygen, the flame can. It supports the combustion. Quindi se voi bruciate qualcosa, se non c'è ossigeno non brucerà, si spegnerà, ma se c'è dell'ossigeno il fuoco sarà alimentato. So hydrogen is very flammable. Quindi l'idrogeno è molto infiammabile. And oxygen supports combustion. E l'ossigeno supporta la combustione. So if you put the two together, then you get very explosive and flammable substance. Quindi se voi li mettete insieme ottenete una sostanza molto esplosiva e infiammabile. And when you put them together, what you get? Water. Ma quando li metti insieme cosa ottieni? L'acqua. Which is complete opposite. Che è completamente l'opposto. So this form of water cannot be reduced to its components. Quindi questa forma dell'acqua non può essere ridotta ai suoi componenti. So all the jatis, that is the categories, they are coming from God, and they are they cannot be reduced to the qualities of their components. Each has their own specific
causal powers. Quindi tutte le jati, le categorie hanno delle qualità e non possono essere ridotti alle proprie componenti, ma hanno dei poteri specifici. So, in the same way, this human body has a mind and prana and senses, and this human body has very specific causal powers. Allo stesso modo, questa forma umana ha una mente, dei sensi, un prana, ma ha dei poteri specifici. So, by this body, you can taste the things of this world and feel some stimulation. Grazie a questa forma umana voi potete assaporare le cose di questo mondo e avere un certo grado di soddisfazione. And the specific causal powers of the body, they bring about another body and another body, reincarnation. E le specifiche qualità di questo corpo portano un altro corpo, la reincarnazione. But atmane kalpanaya cha, this body is made by God with specific causal powers, that if the prana, the mind, the intelligence is offered to him, then you can realize that which is beyond this world. Ma questo corpo umano è fatto con delle specifiche qualità e potere che, se voi utilizzate questa mente, i sensi e il prana per fare un'offerta alla verità assoluta, voi potrete un giorno realizzarla. For example, imagine if you had no power to smell. Per esempio, immaginate che non avete il potere di annusare. Someone is saying Brahman, the transcendental, it's beyond our description. Qualcuno potrebbe dire Brahman, il trascendente, è oltre la nostra capacità di descrivere. But if you had no power to smell, then the fragrance of a rose would also be beyond your powers of description and imagination. Ma se voi non avete la capacità di annusare, persino l'odore di una rosa sarà oltre la vostra capacità di descrivere, immaginare. So the Supreme Lord has given you the sense of smell. So you can experience that. If he had not given you that sense, that would be also beyond everything for you. Quindi Dio ci ha dato il senso dell'olfatto per poter ascoltare questi odori, e se non ce l'avesse dato, anche quello sarebbe oltre la nostra capacità di comprensione. So in the same way, the Supreme Lord can make a very special way in which the senses work, which brings about the experience of transcendence. Quindi il Signore Supremo può portarci ad avere delle qualità specifiche che ci rendono in grado di avere esperienza delle cose trascendentali. So, questo è il suo desiderio. So here, matratam, matra here means tan matra, the sense objects. Qui matratam, matra significa tan matra, i sensi degli oggetti, especially dei sensi. It refers to shabda, the sense object of sound. E specialmente si riferisce a shabda, l'oggetto del senso, ovvero il suono. Your mind and your prana and your senses exist together in the element of ether. La nostra mente, il nostro prana esistono insieme, coesistono nell'elemento dell'etere. That is called akash in Sanskrit. In Sanskrit è chiamato akash. Akash is the accommodation space of your prana and your mind and senses. Akash è lo spazio su cui si accomodano il nostro prana, la nostra mente e i nostri sensi. So just as when you strike a stone, fire jumps out. So from the element of akash, sound is released. Come quando noi sbattiamo due pietre, dall'elemento della gash, l'etere, il suono esce. And so sound is a very closest neighbor to our mind. Quindi il suono è un vicino molto avvicinato alla nostra mente. Because the element of mind exists in the field of akash, and the sound is released from akash. Perché la mente esiste nel campo dell'etere, la akash, e il suono è rilasciato dall'etere. And this is why sound has a very profound effect on our mood. E per questo il suono ha un profondo effetto sul nostro sentimento. Every year people spend millions of dollars on music. Tutti gli anni le persone spendono milioni di dollari sulla musica. So what is that music? Cos'è questa musica? You cannot touch it, you cannot taste it, you cannot smell it. Non puoi toccarla, non puoi annusarla. You cannot put it in your pocket. Non puoi assaporarla, non puoi metterla in tasca. It's just sound. È solo suono. Why are people so attracted to this? Perché le persone sono così attratte? Because of the effect that sound has on our mind.
e how it affects our mood. Perché per l'effetto che questo suono ha nella nostra mente, come ha effetto sul nostro sentimento. So, when a person speaks about material things, then this sound vibration just disturbs the mind, makes it become agitated. Quando una persona parla di cose materiali, questo suono rende agitata la mente. But when a person vibrates the name of God, ma quando una persona vibra il nome di Dio, Krishna, Krishna, this sound comes out from the ether. Questo suono esce dall'etere. And it is not material. E non è materiale. It is like a window. È come una finestra. Through which the spiritual light can shine. Attraverso la quale la luce spirituale può brillare. So though a person may be material, but they say Krishna, Krishna, and listen to that sound, it opens a window in the Akash and some light of the spiritual world begins to shine through. Una persona mentre pronuncia Krishna, Krishna, si apre uno spazio nell'etere e eventualmente la luce del mondo spirituale può trapelare in questo spazio. That is called Nam Abbas. Questo è chiamato Nam Abbas. The light of the name, not actually the transcendental name. Ovvero la luce che emana dal nome, ma non è attualmente il nome trascendente. But when a person is sitting and repeating, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare. Without offense. Ma quando una persona si siede e ripete questi nomi senza commettere offese. If someone is making offense thinking, what is this? And I try to hypnotize myself. Se una persona commette offese e pensa cos'è questa roba, stanno cercando di ipnotizzarmi. Oh, I'm going to use this mantra to get some money. Oh, userò questo mantra per ottenere dei soldi. So there are so many offensive mentalities that can be there. Ci sono tantissime offese, mentalità offensive che possono prendere luogo. They're like clouds that stop the light of the sun from shining. Queste sono come nuvole che bloccano la luce del nome dal brillare. But if a person is very simple and honest, ma se una persona è molto semplice e onesta, and they have faith in the words of their guru, e loro hanno fede nelle parole del proprio guru, then they will chant, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. And some light of the spiritual world will shine into their consciousness and it will begin to dissipate all the samskaras, the subconscious impressions of material existence. Un po' della luce trascendentale che emana da questi nomi inizierà a fare luce e a ripulire la nostra coscienza da tutte le contaminazioni dovute all'esistenza materiale. And one begins to feel the disconnection from the physical body. E una persona, because it's only the samskaras, the impressions that make us feel like we are this skin and bones. Una persona inizia a disconnettersi dal sentimento di essere questo corpo, perché è solo a causa dei samskara, delle impressioni delle vite precedenti che noi pensiamo di essere questo corpo. So Chaitanya Mahaprabhu described this, he said, Chaito Darpana Marjanam. When you chant without offense, your heart, which is like a mirror covered with the dust of material ideas, well, the chanting wipes away all that dust. Chaitanya Mahaprabhu dice che la nostra coscienza è ricoperta da tutte queste idee materiali e quando noi cantiamo il santo nome ripulisce il nostro cuore da esse. And in the pure mirror of the heart, there you can see the reflection of Krishna. E quando il cuore sarà ripulito da queste cose, nel riflesso pulito del nostro cuore potremmo vedere le cose spirituali e Krishna. And as soon as some experience of the attractiveness, the beauty of Krishna is there, then one falls in love with him. E appena c'è un'esperienza anche minima della bellezza trascendentale di Krishna, una persona si innamora subito di egli. And then one is no longer chanting the reflection of the name, but actually Krishna himself in the form of pure transcendental vibration begins to take over all the prana and all the senses and mind, everything. E a quel punto non sarà più solo un riflesso della luce del nome ad apparire, ma il nome sarà Krishna stesso che apparirà e prenderà il controllo della nostra mente, i nostri sensi, il nostro prana. So to receive this mantra is the greatest, that is to receive the greatest gift. Quindi ricevere questo mantra è ricevere il dono più prezioso. Once, about 500 years ago, 500 anni fa, there was a poor man, he was living in Kashi, that is Varanasi. C'era un uomo povero che viveva in Kashi, adesso si chiama Varanasi. Nowadays, sometimes people say Banaras.
le persone adesso ogni tanto lo chiamano Banaris. On the bank of the Ganges in the northeast India. Nelle rive del Gange nel nord-est dell'India. So he was very poor and he had a daughter who was coming to the age where she should be married. Lui era molto povero, aveva una figlia che si stava avvicinando all'età in cui si sarebbe dovuta sposare. So in his custom, at that time, if you gave your daughter in marriage to someone, you have to give also a big dowry. Some wealth along with the daughter. Al tempo era tradizione che se stai per dare la tua figlia come sposa a qualcuno devi anche donare dei doni. So he was thinking, I've got no money. E lui pensava, io non ho dei soldi. I will not be able to find a suitable husband for my daughter. Non sarò in grado di trovare un buon marito per mia figlia. So he was going to the temple of Lord Shiva. Quindi lui andava al tempio del signore Shiva. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. He was praying to Lord Shiva. E lui pregava al signore Shiva. So Lord Shiva's one name is Ashutosh. Uno dei nomi di Shiva è Ashutosh. Means very easily pleased. Significa che lui molto facilmente può soddisfarlo. So that man was chanting his name and crying, oh Shiva, please give me some wealth. Questo signore cantava i suoi nomi e pregava, oh per favore dammi della ricchezza. Lord Shiva felt sorry for him. E il signore Shiva si sentì sentì provò pena per lui. Lord Shiva is very kind and merciful to those who are in the mode of ignorance. Shiva è molto misericordioso e compassionevole per quelle persone che sono nell'energia dell'ignoranza. So Lord Shiva said to him, go to Vrindavan. Il signore Shiva gli disse vai a Vrindavan. There is one sadhu named Sanatan Goswami. Lì c'è un sadhu di nome Sanatan Goswami. He has great wealth. He'll give you some wealth. Lui ha tantissima ricchezza e te ne darà un po'. So then that man became very inspired. Quella persona divenne molto ispirata. And he set off on foot from Kashi and all the way to Vrindavan. E lui da Kashi iniziò a camminare verso Vrindavan. He came there on the bank of Yamuna. E arrivò lì nelle rive dello Yamuna. And he was asking the local people, please, can you tell me, is there a sadhu here who lives in this forest named Sanatan Goswami? E chiedeva alle persone locali, oh per favore ditemi, c'è un sadhu qui chiamato Sanatan Goswami? So all the villages of Braja, they know and love him very much. Tutti gli abitanti del villaggio di Braja lo conoscono e lo amano molto. They used to call him Barababa. Lo chiamavano Barababa. Means the eldest, the greatest Baba. Significa il più anziano, il migliore dei Baba. And Baba means like padre, father. Baba significa come padre. So one village said yes, on the bank of Yamuna, on the top of the hill there. Guanasaditya Thila. He's staying in a little kuti, a little cottage. E gli dissero sì, lì dall'altra parte delle rive dello Yamuna c'è una isola e lui sta lì sopra una capanna. So then he became enthusiastic. Now I'll get some wealth. E lui divenne molto entusiasta. Adesso otterrò della ricchezza. So he went running up the hill. E lui iniziò a arrampicarsi su questa. And then he saw a sadhu was there chanting. E vide un sadhu che era lì e cantava. And he gave Dandavatprana. E fece Dandavatprana. Are you Sanatan Goswami? Sei tu Sanatan Goswami? He said, yes, yes. Lui disse, sì, sì, sono io. How can I help you? Come posso aiutarti? He said, Lord Shiva sent me here. E lui disse, il signore Shiva mi mandò qui da te. Lord Shiva is a very good friend of Sanatan Goswami. Il signore Shiva è un grande amico di Sanatan Goswami. Wherever there's a temple of Lord Shiva in Vrindavan, in Brajmanda, Sanatan Goswami always stays there, right next to Lord Shiva. Dovunque c'è un tempio di Shiva a Vrindavana, Sanatan Goswami sta sempre lì vicino a Shiva. At Govardhan, he stays next to Chakraleshwara Mahadev. A Govardhan, lui sta vicino a Chakraleshwara Mahadev. In Nandagaon, Nandeshwara Mahadev. A Nandagaon è vicino a Nandeshwara Mahadev. When he's in Kamyavan, he stays by Kameshwara Mahadev. Quando è a Kamyavan, lui sta vicino a Kameshwara Mahadev. In Vrindavan, Bankandi Mahadev. E a Vrindavan vicino a Bangandi Mahadev. So that man said, Lord Shiva sent me to you and he said that you can give me some wealth. Lord Shiva mi ha mandato da te e mi ha detto che tu potresti darmi della ricchezza. Sanatan Goswami, perhaps you know, he only has one piece of cloth tied around his waist, he has nothing else. Voi forse sapete che Sanatan Goswami ha solamente un pezzo di vestito legato sulla vita e non ha nient'altro, ha solo questo e il suo sacchetto con il rosario. So he said, I am a Vairagi, renunciate, I don't have anything. E gli disse, io sono un Vairagi, sono un rinunciato, io non posseggo niente. Every day
I go into the village and I beg one chapati and take this. I live in this way. Ogni giorno io vado al villaggio e elemosino un chapati, una frittella e vivo di questo. So then that man, he was very disappointed. Allora questo uomo era molto disappunto. I came all the way to Vrindavan. So Shiva sent me to this person saying he would give me so much money, and when I get here, he's the poorest person, he's more poor than me. Io sono venuto tutta la via a piedi qui a Vrindavana perché il Signore Shiva mi ha mandato, e adesso scopro che questa persona è ancora più povera di me. So then Sanatana Goswami said, my friend Shiva, he cannot make a mistake. Allora Sanatana Goswami pensò, il mio amico Shiva, lui non può fare un errore. So he remembered Lord Shiva. Allora lui si ricordò del Signore Shiva. And then he became inspired. E si sentì ispirato. Oh, I know what he means. E sa, oh, adesso ho capito cosa intende. And he said, wait, come back. Dice, aspetta, torna indietro. I have something. Io ho qualcosa. No, over there, when I throw the leaf plates. E c'è un posto dove butto i piatti riposati di foglie. Or any old clay pots. Oppure i vasi o vecchi. Just look in there in the dust. You'll find one sparshamani, touchstone. Là nella polvere tu troverai tra questa immondizia uno sparshamani, una pietra preziosa. A sparshamani is a jewel that if you touch it to iron it will turn to gold. Questo è un gioiello che se tu lo tocchi con il metallo diventa d'oro. So then that man, he ran and he was rummaging around in the rubbish. E allora lui andò lì a cercare tra l'immondizia. And there in the dust he found a jewel. E lì nella polvere trovò un gioiello. So he thought, I have to test it. E disse, devo provarlo. He went to the villager and he looked for something iron and he touched it to some iron and it turned into gold. E lui andò nel villaggio e cercò del ferro e quando lo trovò li toccò e questa pietra si trasformò in dell'oro. He went back to Sanatana Goswami, thank you very much. E lui tornò indietro da Sanatana Goswami e disse, grazie mille. I am very grateful to you and Lord Shiva. Sono molto riconoscente a te e al Signore Shiva. So then he went on his way. E tornò indietro a casa. So as he was leaving Vrindavan, mentre lui stava lasciando Vrindavana, he began to think. Iniziò a pensare. Wait a minute. Aspetta un minuto. Why was that Baba keeping it in the trash? Perché questo padre, lui lasciava, teneva questo gioiello nell'immondizia? He must have something more valuable. Sicuramente lui deve avere qualcosa che ha ancora più valore. If you keep a touchstone in the trash, that means you must have something more valuable than this. Se tieni le pietre preziose nell'immondizia, significa che hai qualcosa che ha ancora più valore e non ci fai niente con quello. So, maybe he cheated me. E allora penso, forse lui mi ha ingannato. He could give much more. Lui mi potrebbe dare ancora di più. So then he turned around and he went back. Allora tornò indietro. He said, I think that you have something more valuable than this. E gli disse, io ritengo che tu hai qualcosa che ha più valore di questo. Sì. I want to swap it. Io voglio sapere. Can you give me your more valuable possession? Per favore, puoi darmi questa cosa che possiedi che ha ancora più valore? Sanatana Goswami disse sì. But on one condition. Ma solo una condizione. You have to throw this sparshamani in the Yamuna. Tu devi lanciare questa pietra preziosa nello Yamuna. Then I'll give it to you. Dopo te la darò. So then he set off to the river Yamuna. Allora lui andò allo Yamuna. And he came on the bank of Yamuna. E andò nella riva. And went. He can get so much gold from this. Io posso ottenere tantissimo oro da questa. But that sadhu, he seems very honest. Ma quel padre sembra una persona molto onesta. He wouldn't lie to me. Lui non mi direbbe una bugia. So, I'll get something more valuable. Quindi otterrò qualcosa di ancora che ha ancora più valore. So he just closed his eyes and threw it in the river. Allora lui chiude gli occhi e lo lancia nel fiume. It was gone forever. Era andato per sempre. And then he came back. E dopo tornò indietro. I threw it. L'ho lanciato. Now please give. Adesso per favore dammi. Sanatana Goswami said. Sanatana Goswami disse. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This
is not the sparshamani. This mantra is Chintamani. Questo mantra non è uno sparshamani, ma è Chintamani. It fulfills all transcendental spiritual desires. E può soddisfare tutti i desideri spirituali trascendentali. Anything that you can buy with gold. Tutto quello che puoi comprare con l'oro. Will one day be lost. Un giorno sarà perso. And you will die. E tu morirai. And you cannot take anything with you. E non puoi portare niente. And it cannot save you. Non puoi salvare questo. And even having it, it will not give your soul happiness and fulfillment. E persino mentre lo possiedi, non può darti questa felicità e questa soddisfazione. But this jewel of the holy name. Ma questo gioiello del santo nome. Will give unlimited treasure of love to your heart and you will be happy forever. Darà un tesoro illimitato di amore nel tuo cuore e sarai felice per il resto della tua vita. It is Krishna himself. Perché questo nome è Krishna stesso. And he becomes yours when you take shelter of chanting this name. E lui e Krishna diventa tuo quando tu prendi rifugio nel canto di questo nome. What about my daughter's marriage? E lui disse, ma cosa posso fare riguardo al matrimonio di mia figlia? Sanatana Goswami said, don't worry about that. Sanatana Goswami disse, non preoccuparti di questo. Sit down, stay here with me. Siediti e rimani qua con me. And chant Hare Krishna. E canta Hare Krishna. Krishna himself will manage your daughter's wedding better than you. Krishna stesso può organizzare il matrimonio di tua figlia meglio di quanto non possa fare tu. This is a fact. Questo è un fatto. We are thinking I have no time to chant Hare Krishna because I have to take care of all of these things. But if you chant Hare Krishna, Krishna will take care of all of those things better than you can do it. Voi pensate che non avete tempo per cantare Hare Krishna perché dovete prendervi cura di tante cose materiali, ma di fatto Krishna può prendersi cura di queste cose meglio di quanto non possiate fare voi. So Sanatana Goswami's heart was so pure. Il cuore di Sanatana Goswami era così puro. His glance was so full of mercy. E il suo sguardo era pieno di misericordia. That ignorant person, he understood. The holy name is the greatest treasure of life. Che quella persona ignorante comprese che il santo nome è il tesoro più grande della nostra vita. And he never went back to Kashi. E non tornò mai più indietro a Kashi. He stayed in Vrindavan and chanted the holy names and developed pure love. Lui rimase a Vrindavan e cantò i santi nomi e sviluppò amore puro. And at the end of his life he went to Goloka Vrindavan. E alla fine della sua vita andò a Goloka Vrindavan. He is there now with Radha and Krishna, very happy. Lui adesso è lì con Radha e Krishna ed è molto felice. But you are still here. Ma voi siete ancora qui. So try to be like him. Cercate di essere come lui. Don't give up the great treasure, the jewel of the holy name, for worthless things which Sanatana Goswami has thrown in the trash. Non perdete l'occasione e il grande tesoro del santo nome per cose che non hanno valore, che Sanatana Goswami l'aveva lanciate nell'immondizia. Don't have any worry for worldly things. Non dovete preoccuparvi delle cose materiali. One day you will die and it will not matter anymore anything of these things. Un giorno morirete e tutte queste cose non avranno più alcun senso per voi. So try to invest your life and your time and your energy in chanting the holy name. Cercate di investire il vostro tempo, la vostra energia e la vostra vita nel canto dei santi nomi. You know, like a turtle can live on the land or in the water. Come una tartaruga che può vivere sia nell'acqua sia nella terra. So God has given you this human body. Dio vi ha dato questo corpo umano. And it is amphibious. It can go in two directions. È anfibio, può andare in due direzioni. You can use your prana, your voice, your mind in material activities. Potete usare il vostro prana, l'aria vitale e la mente, i sensi nelle attività materiali. But Krishna has designed you in a special way that simply by chanting the holy names you can go into the water, that means into the ocean of prema rasa. Ma Krishna vi ha disegnato in un modo speciale che semplicemente cantando questi nomi voi potreste iniziare a nuotare nell'oceano del rasa, delle emozioni trascendentali. The philosophers had a discussion. Is the name God or not God? How does it work or how does it not work? I filosofi avevano questa discussione in corso. È questo il nome di Dio o no? Funziona o non funziona? You cannot analyze it. You cannot reduce it. Noi non possiamo analizzarlo. Non possiamo ridurlo. Because all substantial forms
are manifested by God with their own specific powers. Perché tutte le forme sostanziali sono manifestate da Dio con dei poteri specifici. And God has made this human form of life for, with the specific power of being able to realize Him. E Dio ha creato questa forma umana con il potere speciale e l'abilità di poter realizzare Lui stesso. Through the vibration of the Holy Name. Grazie attraverso la vibrazione del Santo Nome. Sì, Harinam Prabhu Ki. So this is the subject of onomatodoxy. Questo è il soggetto dell'onomatodossia. Or Premanandri.